Buongiorno da Web TV Studios, ci troviamo in compagnia di Claudia e di Simone, giusto? No, io oggi sono il dottor Spalanca. Ah. Raccontaci qualcosa, dai, forza. Beh, qui è il terzo giorno qui in Fiera Moto Days, per noi il terzo anno di presenza in questa fantastica, diciamo, fiera dedicata al mondo delle moto, delle due ruote e delle quattro ruote, perché io sono il dottor Spalanca e guido un quad, per cui ho ben quattro ruote, anche se poi ne utilizziamo due, a volte una, insomma, ne facciamo un po' di carambola. Abbiamo fatto già due spettacoli, c'è il sole veramente che picchia all'infinito, ci stiamo benissimo, ci stiamo abbronzando anche, per cui direi è di buon auspicio per un'estate veramente piena di energia, piena di spettacoli che faremo ovviamente in tutta Italia e aspettiamo tutti voi che venite a vederci. Saremo numerosi, allora fai un appello per fare questi spettacoli, quando ci saranno i prossimi spettacoli? Allora, il prossimo spettacolo ci vediamo a Vicenza, Fiera di Vicenza Mondo Motori Show, un altro appuntamento molto importante del nord Italia, poi ovviamente ci saremo un po' in tutte le regioni, devo dire, quest'anno, il calendario non me lo ricordo a memoria, però saremo poi in Serbia, in Austria, in Svizzera, per cui ne abbiamo da fare veramente tante, vi aspettiamo. Sempre in movimento quindi, sempre in movimento, ok. Siamo qui alla Fiera di Roma con il dottor Spalanca, il bravissimo Simone Vanni. Che cosa sono le novità di quest'anno nella tua attività, Simone? Novità ce ne sono tante, di fatto continuiamo ad allenarci sempre, a mettere sempre numeri nuovi, però diciamo molto importante che abbiamo portato quest'anno in Fiera di Roma per la prima volta è Filippo Franchi, che detto Phil, è il suo nome d'arte, molto, molto tranquillo e semplice. Però è il più giovane stuntman d'Italia, stunt rider, per cui lui guida la moto, è partito con noi un anno fa, ma non era qui a Moto Days, come dicevo prima, è partito con un Motard 50, nel corso dell'anno, tempo 6 mesi, è riuscito subito a mettersi in sella una Kawasaki 636, per cui una delle più potenti che ci sono in questo sport. È diventato già un bel pezzo da 90, direi, e ha tutte le carte giuste per andare fino in alto. La cosa bella di lui è che, ragazzi, è un ragazzo serio e non ce ne sono tantissimi, questo devo dirlo, per cui l'appello a tutti i ragazzi, mi raccomando, non si fuma, non si beve, donne sì, va bene, ci sta, protezione addosso, casco sempre in testa e le cose si fanno fatte serie nelle aree chiuse. Filippo è uno di quelli che fa queste cose, per questo è stato scelto da noi, da Full Team, e l'abbiamo portato in tante piazze d'Italia e quest'anno abbiamo il calendario già pieno. Pieno, zeppo, tutte le fiere più importanti ci siamo, tantissimi amici che ci aspettano sui motoraduni più ricchi, più belli, dove ci sono tantissimi motociclisti, andiamo a fare casino, siamo partiti il weekend scorso e fino a novembre ne abbiamo. Allora una particolare attenzione alle nuove leve, alle nuove stelline. Assolutamente, lasciamo spazio ai giovani perché noi siamo ormai un po' vecchietti, no scherzo, non mi sento assolutamente vecchio altrimenti non sarei qua, però di fatto c'è giustamente chi cresce, deve fare la sua strada e la farà sicuramente bene perché insomma gli diamo tutti gli aiuti possibili immaginabili, oltre che lui ci mette l'impegno e se lo merita. Grazie mille, buon lavoro e tanta felicità. Grazie a voi, ciao ciao.
Ceffa, sono il titolare di Nuovi Sistemi, che con il marchio CloudCam ha inserito e introdotto il volo dei droni OAPR, come tecnicamente si chiamano, aeromobili a pilotaggio remoto. Noi siamo un'organizzazione riconosciuta per l'addestramento di piloti sotto il profilo teorico. In più abbiamo creato questa scuola di progettazione e costruzione di droni, dove insegniamo agli studenti come si progettano le pericolosità di un APR, di un drone, quindi, e come evitarle. Siamo in grado di effettuare servizi perché abbiamo dei mezzi certificati ENAC e possiamo quindi effettuare dei voli in aree non critiche. Stiamo procedendo anche alla certificazione di mezzi in attività critiche e il prossimo passo sarà il riconoscimento per l'addestramento di piloti in attività critiche. Molto interessante, anche innovativa come cosa. Dove vi trovate voi? Noi ci troviamo a Roma, ma spaziamo in tutto il territorio nazionale e non solo. L'ultimo esempio all'estero è stata una manifestazione a Doha, in Qatar, e subito dopo a Dubai. Della città di Roma insieme ad Alex, che ci racconta le sue bellissime opere, le sue bellissimi quadri. Ciao a tutti, sì, sono Alex, come nome d'arte Alex Design, sono qui con il tir carrozzeria del MotoGP, dove noi verniciamo e ripariamo le carenature in tempi express, e qui esponiamo un po' di nostri prodotti, cioè i miei prodotti e alcuni ragazzi che adesso sto mettendo nel mio gruppo, con quadri, moto, caschi disegnati, insomma tutto quello che si può personalizzare. Le novità ci sono per quest'anno, delle cose che stai creando? Sì, le novità di quest'anno: abbiamo brevettato un progetto che è la fotoriproduzione, che è una foto stampata a bassa risoluzione, lavorata un po' in Photoshop, poi viene tutta ridipinta a mano e ritoccata in aerografo, le varie tecniche, acquerello, pennello, come potrete vedere gli oggetti esposti. Ti ringrazio. Ciao a tutti. Product Manager di Yamaha, nello stand dedicato a Yamaha, a cui chiediamo quali sono le novità del 2015. La novità principale è l'R1, ritorniamo alla quinta generazione di R1 con questa moto che eredita tutta la tecnologia della MotoGP, un'elettronica molto sofisticata che utilizziamo nelle corse, è la moto che è più vicina a una moto da gara. Poi abbiamo avuto ovviamente lo sviluppo di Valentino e del team della MotoGP, dove tutta l'elettronica è veramente di nuova generazione. Abbiamo questa elettronica predittiva e quindi riesce a anticipare quasi le intenzioni del pilota e previene tutti quelli che sono l'imbardate, il beccheggio e il rollio. Qualche altra piccola chicca per i nostri fan? Certo, l'ulteriore novità la vediamo là in fondo, è la Yamaha Tracer, la MT-09, che si aggiunge in gamma alla MT-09 lanciata l'anno precedente per maggiore versatilità e un utilizzo a 360 gradi. Non ultima abbiamo anche la JR 1003, che è appena arrivata sul mercato, è una moto sport classic, che vanno molto di tendenza adesso con il vintage, è una moto facile, divertente e che dà tante soddisfazioni. Senti, qual è invece la moto più amata dai più giovani? Dai più giovani, comunque, le moto sportive, c'è la R125 che vediamo qui e l'MT125, sono moto facili, però il cuore dell'anima sportiva attira sempre i giovani. Grazie mille e buon lavoro. Con questa azienda leader nei prodotti di pulizia di auto e moto. Chiediamo al responsabile quali sono le novità che ha portato quest'anno in fiera. Ah, diciamo che la novità principale è proprio che siamo in fiera, perché per noi è la prima edizione del Moto Days e siamo contenti di esserci e speriamo di avere dato alla fiera un contenuto in più e conquistare anche così sempre più il pubblico romano, che per noi è prezioso, sia delle quattro che delle due ruote. Abbiamo fatto una fiera, come ben sapete, delle quattro ruote a ottobre e adesso siamo venute per le due. Ci mancano gli aeroplani e gli avioggetti, poi abbiamo fatto tutto.
La cosa molto carina è che i prodotti li chiamano cosmetici. Certo, perché come per una donna sono importanti per essere più bella, per essere più in ordine, per essere maggiormente vista dagli altri, anche per le bellezze a due, a quattro ruote o per le linee nautica, ovviamente sono cosmetici. Per noi è fondamentale, il prodotto chimico diventa un plus per la gestione corretta quotidiana dei mezzi, e quindi cosmetici per la bellezza delle vostre auto. Simpaticissimo, di motociclisti, ovviamente. Stiamo qui insieme. Il tuo nome? Paperino. Paperino? Ecco. mi mostro la camera. Il nome è segreto. Paperino. Ok, il nome è segreto. Ok. E vai, raccontaci un po' di questa giornata. Ti è piaciuta la mostra? Come ti è sembrata? È varia. Nella mostra c'è un po' tutto quello che già ci aspettiamo, per cui in qualche modo ci piace comunque. Troviamo tanti amici e troviamo a inizio stagione le moto e tutte le novità, infatti qualche acquisto. Non venite con la moglie, non portate figli, e venite senza bancomat, perché è la cosa migliore. Sì, così sì, dici, sì. Però tu hai fatto l'opposto, quanto sì, vedo. Sì, perché c'avevo moglie e bancomat. E la moglie che aveva il bancomat forse? E c'aveva, finito, esaurito anche quello. No, una manifestazione bellissima, simpatica, ci ha aiutato il tempo, così anche un giretto con le moto per venire qui, che dire, da ripetere tutti gli anni. Ok, perfetto. Adesso va bene, possiamo andare. Ah, vabbè, da lei, è una delle mogli? No, una delle mogli, no. Lei. Una delle... Col bancomat o senza bancomat? Senza bancomat e senza figli. È la moglie di? L'abbiamo studiata prima. La moglie del signore, l'ha incappucciato. Signore. Adesso esageriamo. Merlino. No, ok. Chi altro vuole aggiungere? Lui? Tu vuoi aggiungere qualcosa? Dai. Aggiungi. Dai, dici qua. Oh, mio, quanto sei? Tutte queste cose? Raccontami un po' cosa sono tutte queste cose. Sono ogni raduno dove andiamo, prendiamo un ricordo del posto dove siamo, tutto qua. Quindi vedo che sono tanti raduni che tu hai partecipato. Sì, abbastanza, c'è chi ne ha di più, però insomma. Ah, ecco, vero, ho fatto caso anche lui. In base all'anzianità, naturalmente. Certo.
Vuoi aggiungere qualcos'altro? Come ti è sembrata questa giornata? Beh, oltre che in allegria l'hai passata insieme ai tuoi amici, in allegria, che ti è sembrata la mostra così in generale? La mostra è stata una bella mostra, sinceramente. Secondo me potrebbero mettere qualche padiglione in più per quanto riguarda il mondo custom, però poi non ho null'altro da aggiungere se non quello che ha detto il mio amico Paperino, che poi alla fine veniamo qua per ritrovarci tra noi amici e stare insieme agli amici. Grazie, grazie a voi. Vuoi aggiungere qualcosa anche tu? Sì, dai. Aggiungi. Cosa aggiungi? Aggiungi. Dimmi cosa. Va bene, anche te ti sei divertito, sei stato bene, ti è piaciuta la mostra? Quando uno è con gli amici sta sempre bene, la mostra è bella. Le moto, quello che interessa a tutti, cioè che interessa a noi è quello lì. Sta con gli amici, moto, fai festa e continui anche in serata a far festa, sempre. E tanto lo spirito è quello, non è inutile che uno si sente libero e poi devi sentirti libero di fare quello che vuoi senza rompere le scatole agli altri e soprattutto pronto a divertirti, sempre. Va bene, grazie, grazie a tutti. E tu vuoi dire qualcosa? Anche tu? Come ti chiami? Dennis. Dimmi. Che devo aggiungere? Che è una manifestazione bellissima, a parte il freddo e basta. Vabbè, è uscito il sole però, sì, dai. Sì. Quindi ti stai divertendo? Sì, sì. Quindi sarai anche tu vai già sulla moto? Sì. Sì, sei bravo. Sì. Ok, allora io concludo con questo bellissimo ragazzo. Allora, ci troviamo qui insieme al dottor Costa che ci spiega un pochino la motivazione per questa giornata di questa manifestazione. È facile. Quando ti invitano in un negozio di giocattoli dove ci sono tanti sogni, dove le moto non sono metallo ma sono una materia che vive, è bello. Poi ho portato il mio ultimo libro, Magic Markets, della Sperlinghofer, che ha avuto molto successo, l'hanno anche ristampato. Faccio delle promozioni per vedere di mandare quelli che sono, diciamo, la mia filosofia, che per tanto tempo, mentre ero nel MotoGP e nel Moto Mondiale, ho parlato a tanti. E volevo portare queste mie scritture, ma più che altro la cosa che mi emoziona è che incontro tanta gente, incontro anche voi che mi intervistate, che mi fate contento, perché io penso che nella vita gli incontri, le relazioni non siano forse tutta la felicità, ma sono un buon terreno, come quando la tensione con gli altri diminuisce, quando le resistenze col mondo qui si annullano. Beh, credo che quel terreno è vero, è il terreno vero della felicità, della gioia e della contentezza, e oggi qui c'è tanta contentezza e tanta gioia. Meno male, sto vedendo che poi i suoi libri stanno avendo successo. Beh sì, perché sono il mio libro ultimo è Magic Markets, ma quello che ha avuto anche un grande successo di critica è La vittoria di Marco, che ricorda quello che è Marco Simoncelli, che vivo nel cuore di tutti, immortale nella gloria. Ok, sì, è vero. Grazie, grazie mille. Grazie mille. Continuate a divertirvi nel negozio dei balocchi, va bene? Grazie. Siamo qua in compagnia di Fabrizio, giusto? E le sue splendide ragazze. E raccontaci qualcosa. Allora, niente, sono rappresentante ufficiale per Roma e Lazio della GPR, una famosa azienda totalmente italiana, produttrice di scarichi per moto, quad, ATV, scooter, tutti i quattro tempi ovviamente, in versioni sia racing che stradali. E quest'anno presentiamo anche un prodotto nuovo che si chiama Albus, un terminale omologato per qualsiasi tipo di moto, che ha una particolarità, che è rivestito in un materiale ceramico, per cui diminuisce il calore del solito neo, diciamo, dei terminali delle marmitte, però lasciando prestazioni inalterate, a volte anche migliori, dato che migliora il flusso dei gas di scarico. Sempre in fiera come ogni anno qui al padiglione 4 e stand C4 in Fiera di Roma, sempre con le nostre hostess, i nostri collaboratori tecnici di ditta, e sempre presenti, sì, in ogni campo. Adesso abbiamo anche una partnership importante che è con il team Pedercini in Superbike, dove forniamo anche noi lì i nostri impianti. E altre partnership importanti sono quella con gli stuntman del full team, altri tipi di stuntman, insomma lavoriamo a 360 gradi.
Cristian Bertolini della Eddy Special di Aprilia. Ok, queste moto sono bellissime, quindi ci vuoi raccontare un po' tutte le loro caratteristiche, raccontaci sì. un pochino tu. Allora, la nostra ditta fondamentalmente si occupa di modifiche e costruzioni da zero di prototipi o modifiche di motociclette che esistono già nella realtà. Allora, qui abbiamo disponibili diversi modelli in fiera, abbiamo cercato di portare qualcosa che accontentasse tutte le fasce di mercato, e specialmente con una particolare attenzione al momento storico vintage custom, con un modello che ho alle mie spalle. Allora, partendo diciamo dalla mia destra, abbiamo una moto che è stata costruita diversi anni fa per partecipare al campionato del mondo all'AMD, con la quale abbiamo realizzato il secondo posto in Francia. È una moto molto particolare perché è stata la prima moto in Europa ad avere una trasmissione con controruotino, con il sistema dell'accensione della MotoGP praticamente. È una moto che rigorosamente cammina, o meglio camminava, adesso è stata smontata per ovvie ragioni, ed è una moto che ha un valore di quasi 120.000 euro. Ovviamente è un prototipo completamente omologato, poteva circolare, al momento ha un proprietario che per ovvie ragioni rimane, come dire, nell'anonimato. Alle mie spalle, questo è un caso estremo, alle mie spalle invece abbiamo un modello molto più, come dire, attuale, ed è un modello che noi stiamo proponendo come mini produzione, quindi è un modello, come dire, che abbiamo pensato, concepito per la vendita al pubblico, quindi con dei costi ridotti per mantenere anche una certa attenzione al mercato attuale e al momento di crisi. È una 1200 che ha avuto, come dire, una serie di interventi molto semplici ma allo stesso tempo molto radicali. E quindi praticamente questa motocicletta si presenta con una verniciatura vintage che è stata realizzata attraverso l'utilizzo di alcune vernici particolari della Kappa Colors con degli effetti di metallo graffiato. Quindi ciò che si vede su questa motocicletta è tecnicamente una verniciatura, e quindi non è metallo reale, ma è una verniciatura, diciamo, realizzata appositamente per avere quell'effetto cromatico. Una moto molto versatile, quindi contrariamente a quello che accade con motociclette di tipo, diciamo, prototipo, è una moto che viaggia regolarmente su strada, ripeto, con omologazione, che questo è un fattore fondamentale quando oggi si vuole affrontare il mercato del motociclismo personalizzato, altrimenti si finisce con non poterle utilizzare. Allora, alle mie spalle abbiamo, diciamo, un modello molto particolare, si tratta di un V-Road, che è stato modificato sotto richiesta di un proprietario estremamente esigente. Lui possiede una Bentley e quindi ha richiesto un intervento particolare sulla parte posteriore. Il cerchio è costruito ed è costituito da due cerchi di una Bentley saldati per una dimensione totale di 300, e quindi, come dire, la sola parte posteriore ha un valore di 20.000 euro. Parliamo di una moto, insomma, che ha un valore complessivo che passa gli 80.000 euro. È una moto che ha, insomma, anche una serie di elementi meccanici importanti che ne garantiscono sia le performance su strada sia le performance da un punto di vista tecnico, meccanico, ciclistico. Quindi questo è un po', come dire, il nostro panorama a 360 gradi. Cerchiamo, come dire, di costruire motociclette, di farlo con... Noi proveniamo dal mondo dello stradale, proveniamo dai campionati di Superstock 1000 in R1, quindi quello che produciamo lo produciamo per far sì che le persone lo possano utilizzare realmente tutti i giorni. Okay, perfetto, sono bellissime. Ok, grazie mille. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Ma no, diciamo un ringraziamento chiaramente, come dire, all'ideatore della Eddy Special, che è Emiliano Damia, che comunque ha avuto l'idea di portare questo genere di costruzioni in Italia, provenendo, come dire, da un mondo che è quello tedesco, quindi, come dire, ha cercato di portare in Italia un tipo di cultura tecnica e meccanica che troppo spesso magari in questo settore viene meno, un settore dove ci sono tanti professionisti ma anche tante persone che magari talvolta, come dire, in maniera grossolana si avventurano su moto che hanno dei valori commerciali estremamente alti e che magari è il caso di trattare con i guanti. Tutto qui. Bene, ti ringrazio e buon proseguimento. Grazie a voi, buon lavoro, grazie a tutti. Nello stand della Triumph e abbiamo con noi la responsabile marketing dell'azienda, a cui chiediamo quali sono le novità che avete portato quest'anno in fiera. Allora, sicuramente come novità principale ci sono le nuove Tiger 800, la nuova gamma di Tiger 800, sia in versione XR, quindi stradale, che XC, quindi più pensata per l'off-road o comunque il fuoristrada leggero. Si presenta in quattro distinti modelli, quindi due
più base, diciamo, e invece due più top di gamma, quindi con tutta una serie di tecnologie e accessori di serie, però che ovviamente la rendono una moto più completa per un pubblico un po' più esigente. E poi sicuramente abbiamo portato la nostra gamma classiche, che comunque riscuote sempre molto successo. In particolare quest'anno abbiamo deciso di portare delle factory special, quindi delle moto su base Bonneville o Traxton, in edizione limitata o in edizione speciale, però presentate direttamente da Triumph. Sempre adrenalina alle stelle? Sempre adrenalina alle stelle, e la stagione speriamo che... insomma, che ci dia dei buoni risultati. La fiera, insomma, mi sembra che ci sia un bel interesse in questi giorni, e quindi c'è anche il sole oggi, quindi stiamo tutti bene. Siamo nel padiglione della MV Augusta, responsabile, che ci dirà qualche cosina a proposito delle novità di quest'anno 2015. Sì, salve, buongiorno, io sono Sergio Colaci, sono il proprietario della concessionaria di Roma, MV Augusta. Novità 2015 reali, parliamo della Dragster RR, che sta riscuotendo un ottimo successo, la Brutale anche RR 800, che è una versione limitata, anche quella si sta vendendo bene, e poi tutte le classiche nostre moto Brutale, F3, F4, sono tutte qui esposte e disponibili. Quest'anno vedo che c'è molta gente interessata, si sta risvegliando un po' l'entusiasmo della motocicletta, il tempo ci assiste. Andiamo avanti così. Le aspettative qui a Roma? Aspettative è una parola un po' importante da dire in questi periodi. Siamo fiduciosi, il marchio ci aiuta, la casa madre ci aiuta. Stiamo facendo ottime promozioni sulle moto, dal prezzo al tasso zero. Cerchiamo di aiutare il cliente, di invogliarlo ad entrare nei nostri negozi. Il resto aspettiamo e vediamo. Allora, Daniele Feliziani di MotoHelp. Ok, raccontaci un po' come sta andando intanto la giornata, in queste giornate, sia ieri che oggi. Oggi forse c'è un po' di più confusione. Oggi c'è molta confusione, tanto interesse, tanta curiosità, è una manifestazione che noi seguiamo dall'inizio, quindi siamo sempre stati presenti, anche perché siamo l'azienda partner per il trasporto moto proprio di Moto Days. Quindi, come ti dicevo, siamo un'azienda specializzata nel trasporto delle motociclette a Roma, ma soprattutto in tutta Italia, quindi siamo qui, tanto interesse, siamo contenti. Quindi sta andando bene, diciamo? Sì, guarda che va più che bene, c'è tanto interesse, le moto piacciono, curiosità, quindi va molto bene. L'importante è questo, sono tanti anni che state qui o girate a più zone. È dal 2003 che è attiva, facciamo decine di migliaia di trasporti moto l'anno per tutti i clienti di tutta Italia, quindi insomma è un'azienda molto ben strutturata, e la fiera, come ti dicevo, ormai sono 7 anni essendo proprio partner ufficiali. Ormai siete proprio di casa. Ormai siamo di casa, assolutamente, assolutamente. Va benissimo, grazie. Grazie. Costantino Paolacci della Honda. Allora, puoi darci qualche indicazione, qualche novità per quest'anno? Sì, per il 2015 una delle novità importanti di Honda è il nuovo SH300 che vedete alle nostre spalle. È stato presentato in anteprima mondiale mercoledì scorso e rinnova completamente il top di gamma della famiglia SH. Era già lo scooter di media cilindrata più apprezzato del mercato, il più venduto. Ora propone contenuti rinnovati come i fari a LED, l'ABS di serie, il vano sottosella per un casco integrale, ed è il primo scooter al mondo omologato Euro 4 con consumi di 35 km con un litro, mantenendo comunque tutte le sue prerogative come la pedana piatta, le ruote da 16 pollici e quindi una grande stabilità, sicurezza e maneggevolezza. Ok, vedo che è molto molto carino e potrebbe andare bene anche a noi ragazze, a noi donne. Sì, tutta la famiglia SH da sempre è un prodotto, è composta da prodotti trasversali, apprezzatissimi sia dai giovanissimi che da uomini adulti, ragazze e donne, proprio perché
oltre ad essere molto bello è anche molto facile da guidare, molto versatile e quindi si presta ai più svariati utilizzi. Grazie. Bruno Manzone, Road Captain del Forum Roma Chapter. Buonasera. Okay, buonasera. Allora, raccontaci un po' questa giornata, queste giornate che stanno qui alla fiera. La giornata è bella ma avventosa, quindi per noi che proviamo le moto crea un piccolo fattore di difficoltà ma anche divertente. L'affluenza è molta e d'altra parte è sabato, non potrebbe essere diversamente. E gli stand, qualcuno si lamenta, sono un po' miseri quest'anno. A me francamente non è sembrato, mi sembra una manifestazione buona anche quest'anno come gli anni precedenti. Quindi tutti gli anni voi partecipi ovviamente? Partecipiamo tutti gli anni perché è una manifestazione dedicata ai motociclisti e quindi come potremmo non partecipare? Ok, e quindi queste prossime cose che farai nel 2015, che sta facendo la bella stagione, che cosa hai, i prossimi impegni? Prossimi impegni del nostro chapter sono tanti. Uno ovviamente. Andremo a Saint-Tropez, andremo in Toscana, andremo nelle Cinque Terre. Sono tutti momenti ritagliati al lavoro, però, quindi si concentrano nel fine settimana. Ma insomma, cerchiamo di fare il nostro meglio. Ok, va benissimo. Quindi allora in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie. Grazie e buon lavoro a te. Ducati. Abbiamo con noi una delle responsabili qui. Sono Giorgia Tribuiani, responsabile marketing di Ducati Roma, la filiale diretta nella capitale. Grazie, vogliamo chiederle quali sono le novità che hanno portato quest'anno qui a Fiera di Roma per questa edizione 2015. Allora, quest'anno abbiamo la nuova Multistrada 1002 che ha una novità assoluta, il motore DVT per una adattabilità totale alla guida del pilota in qualsiasi condizione della strada e di guida. Poi abbiamo la 1299 che è la nuova supersportiva che va a sostituire il modello precedente 1199 Panigale, affiancata dall'1199 Panigale R che viene a rappresentare la nuova moto che verrà utilizzata per le corse. Poi proprio qui dietro abbiamo il Diavel Titanium che rappresenta un'ulteriore versione del Diavel dove tutti i componenti sono stati utilizzati e sono pregiatissimi. Appunto abbiamo il titanio, molti componenti in carbonio e quindi grandi novità dal punto di vista della struttura. E poi invece abbiamo lo Scrambler che rappresenta proprio un nuovo brand per Ducati ed è una moto divertentissima, una moto che è dedicata all'espressione del sé e che qui ha anche uno stand dedicato alla mia destra ed è una moto particolarissima perché comunque si rivolge sia agli entry biker, quindi alle persone che sono neopotentate e stanno imparando a guidare la moto, ma anche alle persone che sono proprio più appassionate di questo genere motociclistico e anche ad un pubblico femminile. Ecco, questa era proprio la domanda. Il pubblico femminile che cosa preferisce della vostra produzione? Allora, lo Scrambler sicuramente è una moto molto adatta. Diciamo che Ducati ha delle moto con delle cilindrate molto alte, però strizza un occhio appunto anche al pubblico femminile, sia con il Monster che rappresenta proprio un'icona e quest'anno è rinnovata con la nuova versione Stripe, sia nella sua cilindrata 821 sia 1002, ma poi soprattutto lo Scrambler perché è una moto facile da guidare, divertente, una moto altamente personalizzabile con una grande vasta, una gamma molto vasta sia di accessori che di abbigliamento, quindi c'è proprio questa self expression che può venire fuori sia per il pubblico maschile sia per quello femminile. Grazie mille e buon lavoro, buona continuazione. Mi trovo qui con delle bellissime ragazze a questo stand e quindi adesso
ti voglio presentare. Incominciamo da te. Claudia. Ilari. Erika. Ok, chi mi racconta un po' così cosa fate, chi siete, un qualcosina di questo stand e di questa giornata? Allora, noi siamo delle ragazze immagini, delle modelle, che ci prestiamo per fare le ombrelline e in fiera facciamo soltanto immagine. Però vi divertite anche, giusto? Anche se è un po' faticoso come lavoro, però insomma tutta la giornata, però è anche divertente, conosce tante persone, giusto? Sì, sì, è stancante, ma è molto positiva come fiera, molto carina. E tanto che lo fate? Sono un po' di anni, ho iniziato diciamo da piccolina già negli autodromi per passione e ogni tanto mi capita di girare e di lavorare anche fuori da Vallelunga come Misano, Mugello, però ovviamente a Vallelunga mi sento un po' a casa, ecco. Ok, e tu è tanto che lo fai? E diciamo io un po' di meno, più che altro lavoro come fotomodella, però quando mi capita di fare queste esperienze, diciamo che il mondo dei motori è sempre stata una cosa che mi appassiona, quindi mi piace. Perfetto, allora grazie, chiudo con queste bellissime ragazze e un bacio da WebTV Studios.